Buonasera ragazzi, bentrovati qua sul finale dell'OST principale di Octopath Traveler. Buonasera Xanx, bentrovato. Oggi speriamo che i poteri forti non ci facciano saltare la live più del dovuto, perché già ha perso diversi fotogrammi, c'è brutto tempo, quindi i poteri forti potrebbero mettersi contro di noi mentre stiamo facendo la storia di Primrose. Facciamo un continua. C'è una novità rispetto alla scorsa live che abbiamo fatto di Octopath. Già forse un livello l'avete visto su Primrose. Ho fatto allenare anche Tressa fuori da San Cristallo. L'ho fatta arrivare a livello 22, che è il livello minimo richiesto per la sua parte di storia. Quindi lei è a posto, sono tutti quanti a livello giusto per poter continuare le storie. Un'altra cosa che ho fatto fuori da San Cristallo, andando proprio in linea d'area dritti, si arriva ad una parte dove c'è un ghiacciaio, c'è un forziere che ti dà, mi pare, una prugnola spirituale, comunque un oggettucolo di questo genere. Quindi, in caso, andatelo a recuperare. Detto questo, dobbiamo fare il nostro proseguo della storia di Primrose. Prima di farlo, però, mi pare che come abilità siamo tutti quanti a posto. No, manca solamente lei, che il colpo di grazia se lo può apprendere. E quindi glielo facciamo apprendere. Ok, e gli equipaggiamo. Pazienza, fornisce al personaggio una probabilità del 25% di agire nuovamente a fine turno. È sgravata! È una cosa allucinante, cioè. Doppio servizio fa un doppio colpo e a fine turno potrebbe ulteriormente agire. Va bene. E a lui gli rimettiamo, difatti gliel'avevo tolta le manovre evasive per non dimezzare gli incontri casuali, visto che era una sessione di leveling. Quindi ora gliela possiamo rimettere, perché comunque sono di livello molto altino loro, quindi non c'è bisogno di. Detto questo, andiamo sul diario, andiamo su Primrose, vediamo che cosa è successo fino ad ora, quindi in questo secondo capitolo. Primrose giunge a San Cristallo sulle tracce dell'uomo dal tatuaggio di corvo. In cerca di indizi, si accinge a raccogliere informazioni tra gli abitanti. Primrose si esibisce nella taverna, sperando di sciogliere qualche lingua. In quel momento, una donna entra nel locale. La donna si chiama Arianna e un tempo prestava servizio al casato di Hazelart. Per ottenere ulteriori informazioni, tuttavia, Primrose deve recarsi a casa sua, ai confini del villaggio. Il gestore del bordello, altri non è che l'uomo con il tatuaggio di corvo sul braccio sinistro. Una carrozza è pronta a condurre Primrose al locale. Arianna le dice di tornare da lei una volta ultimati i preparativi. Quindi, detto questo, eravamo rimasti a questo, possiamo andare a parlare con Arianna e continuare la nostra storia. Premetto che potrei dover silenziare di tanto in tanto il microfono per buttare un colpo di tosse, perché sono tra il raffreddato col mal di gola, quindi ho un po' di muco, quindi se sentite magari anche la voce calante vi chiedo già scusa in anticipo perché sto poco bene. Allora, attenderai con me fino all'arrivo della carrozza? Ebbene sì. Ah, un'altra cosa prima di avviare la storia, ho comprato altro equipaggiamento, perché ovviamente ottenendo dei dindi ho potuto comprare ulteriore equipaggiamento ai ragazzi, quindi loro sono praticamente equipaggiati a dovere. Quell'uomo si chiama Oren, è il conducente della carrozza. È un tipo scaltro e molto sospettoso. Proprio queste doti gli sono valse l'assunzione. Non c'entra il nostro amico ladro con l'ottenimento dei dindini? No, il ladro in questo caso può semplicemente avere l'azione di viaggio ruba, quindi rubare in giro per il mondo, in base alla percentuale di successo, ecco, e rubare a livello proprio di boss, quindi degli oggetti segreti ai boss. Non mi pare che il ladro, a meno che non abbia un'abilità che
aumenta l'ottenimento dei soldi, oppure il mercante quello. Adesso non ricordo. Mi pare che il mercante ha l'abilità passiva che aumenta il bottino finale. Che situazione spiacevole. Buona serata a lei, signore. Non ti ho mai vista da queste parti. Sei nuova? Esatto. Questa sarà per me la prima notte al servizio del padrone. Beh. Nessuno mi ha avvisato, per cui scordati di salire sulla mia carrozza. Prudente, non c'è che dire. Sa, prima di finire qui ero una danzatrice. Gli uomini che assistevano alle mie esibizioni si struggevano, perché non avrebbero mai più visto nulla d'altrettanto magnifico. Che ne direbbe di uno spettacolino? Sono sicura di poterlo rendere alquanto stuzzicante. Tutto qui lo spettacolo? Sì, non le è piaciuto? Ho visto di peggio, ma anche di meglio. Capisco. Non la disturberò oltre in tal caso. Una danzatrice incantevole, mia signora. Ora, questo è personale, esatto, molto. Vediamo. Non so se è una domanda o se intendevi questa cosa che l'ha presa sul personale, perché giustamente. Ti ringrazio, Arianna, ma non era il tuo apprezzamento il premio a cui ambivo. Ho provato ad avvisarvi, mia signora, che l'uomo non è affatto uno sciocco. Molto vero, deve escogitare qualcosa. Escogitiamo. Devo to tornare indietro a parlare con Arianna. Forse qualcuno dei cittadini potrebbe convincere Oren a cambiare idea. Vediamo, parliamo con Arianna. Gira voce che Oren sia in debito con l'oste, tuttavia ignoro la natura della pendenza. Ci sono. Oddio! Ci sono i cosi! Ci sono tipo. Gli spezzoni tra i personaggi come Tales of. Bello, bello. Questo mi piace. Questo mi piace. Questo voglio. Voglio l'interazione tra i personaggi. È una mia impressione o c'era molta roba sessuale sulle battute di Primrose del fatto che gli uomini si struggevano dopo averla vista danzare? Sì, perché considera Xanx che Primrose sì, è una ballerina, eccetera, eccetera, ma la ballerina lì è piacere, è il quartiere del piacere di Solvelado. Lei praticamente era una prostituta. È una prostituta. Danzi meravigliosamente. Ti ringrazio. Mi hai lasciato senza fiato. Vorrei saper danzare con altrettanta maestria, ma ahimè. Due piedi sinistri, giusto? Temo di sì. Non osavo presentarmi ai balli in facoltà nel timore di rovinare disastrosamente addosso a qualche sventurata. Mi chiedo se le giuste lezioni potrebbero aiutarmi, o se non sia meglio per me limitarmi ai libri. Beh, hai l'aria di chi impara in fretta, e i passi di base sono alla portata persino dei ballerini più impediti. L'aspetto cruciale è godersi il momento e lasciarsi andare. Giusto, giusto. Superare l'imbarazzo ha senso, ovviamente. Sarebbe magnifico riuscire a esibirsi in movenze così complesse con spontaneità. Perché lo studio non è la mia unica passione, amo anche la danza. Beh, se le tue intenzioni sono serie, posso darti qualche consiglio. Sul serio, te ne sarei estremamente grato. Ah, che bella cosa, mi piacciono questi dialoghi così.
da spingerti oltre. A questo mondo esistono misteri che dovrebbero rimanere tali. Va bene. Allora, abbiamo detto che lei diceva che l'oste, lui ha una pendenza con l'oste, quindi adesso andiamo dall'oste. Io sono nato e cresciuto in questa città e come chiunque altro posso assicurarti che la nostra regione pulla di mostri. Probabilmente il peggiore tra tutti è il drago che vive in caverna, in una caverna nei dintorni. Ehi, come va la vita? Problemi di debiti per caso? Se mai avessi bisogno di denaro, sarei lieto di aiutarti. Troverai i miei tassi di interessi oltremodo ragionevoli. Non penso che io possa affascinare l'oste. Salve, Viandante, come posso esserti utile? No, appunto. Ehi, prestami orecchio. Non è da me, lo giuro, ma se ti avanzassero due soldi, qualche spicciolo, quello che vuoi, te li restituirò non appena la mia figlia inizierà a guadagnare qualcosa, credimi. Sono un inventore, al momento sto sviluppando una fonte di calore di ridotte dimensioni e leggera da trasportare, ma per realizzarne un prototipo dovrei procurarmi dei materiali specifici, per cui mi trovo in una fase di stallo. Carbone, lino e un contenitore di metallo. Se riuscissi a procurarmi questi tre elementi potrei farlo funzionare. Va bene. A sto punto io penso che sia questo da affascinare, eh? Vediamo, eh? No, non lo posso affascinare, stavamo scherzando. No. Yeah. Ti piacciono le barbabietole, giusto? Certamente chi non le odora, le mie sono le uniche al mondo e perché le lascio tranquille a riposare sotto la neve fin quando non sono sature di zuccheri naturali. Acquisiscono un gusto fenomenale. No. Ehi, di qui non si passa. Sto controllando un po' tutto, ragazzi, perché l'oste non me lo fa... non me lo fa affascinare. Conosci Sintilia? È a sud di qui. È una grande città con una magnifica cattedrale. La conosciamo. Ci abbiamo conosciuto la nostra amica là dentro. Tu? Yeah. Si dice che questa foresta sia popolata da ogni genere di orrida creatura. Sta nella larga. Non vale la pena rischiare la vita. Va bene. Va bene. Chi altro mi manca? Vabbè, i bambini non penso proprio. Siamo legati per l'eternità. La veggente abita nella casa del tetto rosso. Questo è il San Cristallo, un piccolo villaggio circondato dai banchi di neve. Esatto, quindi non possiamo fare altrimenti. E... riparliamo un attimino con Arianna, perché non ho capito bene chi devo portargli. È in debito con l'oste. Non posso affascinare? Perché non posso affascinare? Obiettivo, affascina qualcuno in grado di convincere Oren. Allora, forse dentro... dentro qua? Sai, quel cocchiere è noto per il carattere scorbutico, ma a quanto pare l'oste della taverna è stato così gentile da trovargli un impiego. Di conseguenza ora è in debito nei suoi confronti. E l'ho capito che è in debito nei suoi confronti, però come faccio io a affascinare l'oste? Io l'ho capito che è in debito. Ah, ok, lo posso affascinare, ok. Coraggio, dimmi la verità, non ti piacerebbe trascorrere del tempo con me? Vuoi che parli con Oren? D'accordo, ci penserò. Dai, vieni con me. Non avevo visto l'icona, ragazzi. Avevo capito che era l'oste da portare, ma... in che modo? Padron oste. È sempre un piacere ricevere la visita del mio benefattore. In cosa posso esservi utile? Volete che dia un passaggio alla novellina? Mm.
Io. Che dire, signore, certamente, come volete. È il minimo che possa fare per ripagare la vostra gentilezza. Sali a bordo, donna. Non abbiamo tutta la notte. Preparati, quindi parla con Oren. Vabbè, siamo pronti, ragazzi. Possiamo andare. Possiamo, andiamo. È ora di andare. Andiamo. Andiamo allora. Dove mi stanno portando? プリムローゼ。お父様、今一度手合わせを。もう十分だ。何が足りぬのか考えなさい。お前は栄えあるエゼルアート家の一人娘。もっと強くあらねば。お父様。時にプリムロゼ、家の主に必要なものは何だ。それは他の家に後れを取らず一族を繁栄させることです。プリムロゼ、竹など取るに足らない。大事なものは自らのうちにある。家の主に必要なもの、それは信念だ。信念。信じるものを持っていること、それをなすまで屈しない心。千の屈辱にも道を見失わない意志だ。己を信じ貫け。はい、お父様。この短剣をお前に譲ろう。我が家訓を刻んだ探検を。お父様。プリムロゼ様、どうされましたか？アリアナ、お疲れだったのですね。父のことを思い出してたみたい。思い出の中でも説教してたわ。当主様は厳しいお方でしたから。そうね、剣も書も人としてのあり方も。全てを父に教わったわ。父はいつも言ってた。己の信じるものを見つけろって。信じるものか。ついたぞ。È il momento di salutarci. E non una parola al capo. Non ti conosco, ma non ci vuole molto a capire che non dovresti trovarti qui. Una volta, molto tempo fa, il
Il casato di Azelart era impegnato in una spietata lotta di potere con le altre famiglie nobili. Secondo le cronache, in quei giorni i miei avi si sporcarono le mani con più di un atto disonorevole. Una volta, il signore di Azelart invitò il suo sovrano al castello, dove si sarebbe tenuto un sontuoso banchetto in suo onore. Ma la brama di potere lo spinse ad assassinare sia lui sia l'intero suo seguito. Questo sovrano era un uomo crudele, per cui chissà, forse il mio avo aveva reso un buon servizio al popolo, senza dubbio non si procurò molti amici. Ciò nonostante, la mia famiglia non rinunciò mai al potere che si era conquistata e non perse mai la fede nei propri valori. La fede sarà il tuo scudo. Questa fiducia incrollabile nella correttezza delle proprie azioni li protesse da affronti e tradimenti. Ne siete certa? Le bagatelle tra casati non mi riguardano più. Eppure il nostro motto continua a guidare i miei passi, come ha guidato per anni quelli della mia famiglia. Fin quando ci sarà qualcosa in cui credere, non avrò bisogno d'altro. Primrose-sama. Signorina Primrose, voi in cosa... Signorina Primrose, voi in cosa credete? Arianna non concluse la frase. La sua domanda restò inespressa. Aveva timore di sentire la risposta. Hai detto qualcosa, Arianna? Ie. Nulla, mia signora. Questo è il salone d'ossidiana. Voci inquietanti ne segnano la reputazione, eppure il suo segreto resta inviolato. Si dice che in questo luogo uomini d'alto rango provenienti da ogni angolo del reame facciano mercato del corpo delle donne. Lavoro qui da diversi anni ormai. In questo tempo molte delle ragazze giunte qui sono servite svanite nel nulla, improvvisamente, così come erano arrivate. Sì, sono una prostituta, e a buon mercato persino. Con la cifra per cui sono stata venduta non ci si compra nemmeno un cavallo decente. Chi può dire quando sarò venduta di nuovo, a chi e per quale cifra irrisoria? Se ci penso... Ho paura. Perdonatemi, signorina Primrose. Non merito la vostra compassione. Dovete attraversare questa caverna. Vi condurrà alle stanze del padrone. Se vi muovete con cautela, nessuno si accorgerà del vostro arrivo. Primrose-sama? Signorina Primrose, siate prudente. Devo tornare al lavoro, non posso accompagnarvi oltre. Certo, Arianna, grazie di tutto. Abbi cura di te e non perdere mai la fede. Ok, chiacchiere di viaggio. Primrose. La fede sarà il tuo scudo, un motto rispettabile. Lo pensi davvero? Franchezza e chiarezza di intenti sono le virtù a cui io stesso ambisco. Se avrai bisogno di uno spadaccino che lotti per quel motto, non dovrai far altro che chiedere. Siamo compagni di viaggio, considerami al tuo servizio. Per questo hai la mia sincera gratitudine. La tua vicinanza è sufficiente a infondermi tutto il coraggio che serve. Ma mettendo la tua spada al mio servizio mi fai sentire addirittura inarrestabile. Spero di poter contare a mia volta sul tuo supporto, dovesse sorgere nella necessità.
Certamente, in qualsiasi momento. Avez, intanto facciamo, tiriamo una salvata. Ancora solo 29 ore di gioco, ancora siamo proprio in alto mare. Però prima di andare lì io voglio controllare, voglio fare un cecco. Difatti là c'è uno scrigno e mannaggia tutto. Vabbè, ci potremmo tornare, non penso che siano così stronzi da bloccare proprio la strada per il salone di ossidiana con il cammino segreto. Ricordiamoci, anzi me lo segno, ragazzi, perché è giusto segnarselo in questo caso. Me lo scrivo Portieri Viola. Abbiamo detto che siamo nel... Strada per il salone di ossidiana. Strada per il salone di d'ossidiana. D'ossidiana. Ok. Me le segno tutte queste perché poi Therion dovrà fare il suo sporchissimo lavoro di là. Prima di andare lì, voglio vedere qua sotto se c'è altro. E c'è altro, infatti. Erba della rinascita, va bene. Vedete, ragazzi, esplorare è la cosa più bella di GDR. Tra le altre cose, io non l'ho detto prima perché c'era la cutscene, ma vi invito a guardare. Oh, ci sono i incontri casuali. Ok, li conosco loro. Va bene. Allora, devo ricordarmi come li ho battuti loro. E se non ricordo male era Ode Notturna. Per fare un po' di damaggio. Vabbè, loro attaccano. Madonna. Perfetto. Lui fa un... Facciamo un saetta, cerchiamo di risparmiare. Va bene. Mannaggia. Facciamo un'altra abilità segreta, una notturna. Abbiamo fatto poco. Facciamo un'altra saetta. Ok, uno è andato. Ok. Mettiamo in dominio. Perfetto, grandissima Nit. Uno è andato e l'altro è andato. Benissimo. Stavo dicendo, vi invito a guardare questa grafica HD 2D, quanto diamine è bella. Cioè, veramente, veramente bella. Impazzisco, impazzisco. Risalvello e andiamo nella caverna. Il nostro obiettivo è finire questa seconda parte di Primrose. Cammino segreto, livello di pericolo 21, perché è giustamente il livello minimo che ci richiedevano per Primrose. Dunque, esploro. È importante l'esploro. Allora, cominciamo da qui. Un'erba della rinascita, che schifo, non ci fa. Poi, andiamo qua. C'è quel quadro, qui non è. Qua c'è quel quadro. Pietranima della tenebra, soprattutto. Poi, un altro oggettucolo, pugnola spirituale. Perfetto. Torniamo indietro. Non skip. Con la spada. Allora.
bene, intanto abbiamo fatto questo. Poi io no, che palle. Però fortunatamente l'abbiamo preso. E sì. Ok, e quello è andato. Ok. Va bene. Me lo accollo. Tutti accecati, madonna. C'è un altro di balle. Non si è fatto niente, va bene. Olberic a vuoto. Abilità cacciatore. Pioggia di dardi. Nube di frecce facciamo. Va bene. E saetta. Ok, quello è debole alla saetta. Già, è una buona cosa saperlo. E Bowser di mezzanotte. Benissimo. Buonasera, Shibu. Bentrovato o bentrovata. Penso bentrovato. Shibu, mi sa di nome maschile. Allora, qui non c'è un passaggio segreto? Non è. E va bene, quindi ci ricongiungiamo per forza di cose qua. Però prima di andare verso nord, intanto facciamo un bel salvello. Facciamo un bel salvello così per non saperne leggere né scrivere. Poi andiamo qua sotto, perché appunto c'è... Questo l'avevo visto con la coda dell'occhio. 5.500 soldi. Poi, fatto questo, io andrei da questa parte perché c'è quell'altro scrigno. Ok, vi conosciamo. Bene. Prima di fare cose, facciamo così. Cioè, perché hai fatto questa cosa? Ora lo vedrete. Lui si mette in dominio. E ben trovato. In realtà l'ultima live che ho seguito era quando hai portato Bloodstained. Poi per lavoro ero sparito. Ah, mi fa piacere che comunque hai seguito Bloodstained, perché è stato uno, mi pare, delle prime live che abbiamo fatto qua sul canale. Quindi ci sei da un bel pezzo. Ne abbiamo fatte di cose da quel giorno. Proviamo con il ghiaccio. Non fa niente, va bene. Nube di freccia. Amici, però. Quanti ne avete mancati? O di notturna? Bene. Ci godo. E questo vi fa male, vi farà molto molto male, io lo dico. Quasi 1000. Va bene. Grande, amici, grande. Facciamo sempre una saetta. Va bene. Prim fai sempre una bella ode notturna. Ok, non è bastato a farli fuori, ma va bene. Uno è annato e l'altro è annato. Fantastico. 200 e Prim e Cyrus superano il livello. Stavo pensando proprio al fatto del ora do qualche prugnola spirituale a Cyrus, ma Cyrus, per non saper né leggere né scrivere, ha superato il livello e ha recuperato tutte cose. Mi sta bene. Bravo Cyrus. Bravo il Cyrus.
Allora, torniamo a noi. Scendiamo qua. Oh, merz. Allora, me lo sto segnando. Ho visto il forziere viola. Cammino segreto. Anzi, mi segno anche che è a San Cristallo, perché sennò io poi non lo trovo. San Cristallo e San Cristallo. Vedete perché io detesto non avere il ladro in squadra? Però c'ho Olberic. Olberic è un toro. Non lo posso togliere. Non lo posso togliere, Olberic è un toro. I torelli non si tolgono. Risalvello. Perfetto. Nel frattempo. Use. Padron Rufus, siete clemente, ve ne prego. Era la mia unica figlia. Ho fatto di tutto perché crescesse come una fanciulla virtuosa. Ogni giorno spazzolavo i suoi splendidi capelli e le facevo indossare solo abiti di seta finissima. Lei era tutto il mio mondo. Ma la sua virtù è stata violata dal figlio di un signorotto di campagna. Mia figlia non poteva accettare un tale disonore. Per giunta alla vigilia del suo matrimonio, schiacciata dalla vergogna, si è tolta la vita. Mai più potrò accarezzare i lunghi capelli della mia adorata figliola. E quando penso a quel signorotto che vive spensierato nel lusso, impunito nonostante i suoi orridi misfatti, non ci dormo la notte. Padron Rufus, datemi la vostra forza, ve ne prego. Usate un'oncia del vostro potere affinché io possa avere la mia vendetta contro quella famiglia di peccatori. Oi. Escard. Noi due siamo amici, non è vero? Certo che lo siamo. E i veri amici si riconoscono nel momento del bisogno. Voglio sperare che farai lo stesso per me, quando sarò io ad avere bisogno di un favore. Sei un vescovo dell'ordine della Sacra Fiamma, puoi fare molto per me. Qualsiasi cosa, padron Rufus, qualsiasi cosa per voi. Allora sarà mio estremo piacere venirti in aiuto. Devi sentirti molto solo dopo la morte della tua figlia adorata, non è vero, Escard? Ti farò dono di una delle mie ragazze. Che te ne pare di Arianna? All'incirca l'età di tua figlia, è un'indole sufficientemente arrendevole. Usala a tuo piacimento, non dubito che saprà come intrattenerti. Oh, grazie, padron Rufus. La vostra generosità non conosce confini. I debiti sono una faccenda complicata. Ma bisogna saper fare di necessità virtù. È un merda questo tipo, comunque. Fa veramente schifo. Allora, questo l'abbiamo segnato. Ovviamente non lo possiamo aprire perché non abbiamo il nostro Therion insieme a noi. Allora, prendiamo questo. Nettare curativo G. Bello. Andiamo qua. C'è quest'altro bellissimo. Pietra della Veglia, ok. Sia Rufus che l'arcivescovo sono dei viscidi. Sì, mi fa più schifo l'arcivescovo di Rufus, però, perché Rufus si capisce che è un cattivo, un malvivente, un mercenario un po' bieco. Quello è un arcivescovo. E l'arcivescovo, ok, posso capire che perdi la bussola perché tua figlia è stata obiettivamente
presa e deflorata da X tizio, ma da qui ad accettare di deflorare un'altra persona, arcivescovo, non mi pare proprio il caso, però lui ha accettato di buon grado. Ma vabbè, forse per non contraddirlo, mi auguro di sì. Andiamo. Ah, tra le altre cose, ovviamente il fatto che ci siano pochi incontri casuali, vi ricordo che è l'abilità di Cyrus. Cyrus ha l'abilità di far dimezzare gli incontri casuali, che a noi fa molto comodo, perché comunque siamo di un livello in cui non ci interessa livellare poco. Perfetto. Perfetto. Bene, brava Nit, ma quanto godo, ma quanto mi fai godere. Bravo. Ok, e lui è andato. Va bene. Non muoio, no? Va bene. E facciamo saetta. Normale. Non è bastato. Va bene. Ci abbiamo provato. Luminanza. E un attacco. Cosa che tanto non dureranno molto, eh? È inutile che ci vado sprecando MP, perché tanto. Mannaggia quell'annit quanto. Ok, prima di entrare bevo un pochino d'acqua, perdonatemi. Mi reidrato la gola. Ok, andiamo. Salone d'ossidiana. Salviamo immediately. Le ossa comunque sono tutte top, eh. Ce ne sono di quelle bellissime, ma quelle meno belle ovviamente, però sono veramente tutte belle. Quel simbolo del corvo sul tuo braccio sinistro. Finalmente ti ho ritrovato. Riesci ad immaginare quanto abbia atteso questo momento? Ci conosciamo, signorina? No, un momento. Hai un aspetto familiare. Ti ho per caso visto danzare in qualche cittadina del deserto? Devi tornare più indietro con i ricordi. Sono Primrose Azelart. Primrose Azelart. Primrose Azelart. La giovane dama del casato di Azelart? Accidenti, ti sei parecchio allontanata da casa. Ricordi adesso? Ti ricordi di me? Della mia casa? Di mio padre? Jeffrey Azelart. Sì, lo ricordo perfettamente. Quell'uomo sapeva brandire una spada. E non era affatto uno sciocco. Non è stato semplice toglierlo di mezzo, devo ammetterlo. Naga
ma per un uomo che si riteneva tanto virtuoso, tuo padre ti era creato troppi nemici. Alla lunga la salute ne risente, mi capisci? Di quale crimine oseresti accusarlo? Quali nefandezze avrebbe compiuto per meritare la morte? Era venuta a conoscenza di questioni che non lo riguardavano. Per questo, a me e ai miei amici è toccato in sorte di sistemare la faccenda. Capisco, ma saprai benissimo che... chi di spada perisce, di spada perisce. Ah, ma davvero?父はいつも言っていたわ。己の信じる者を見つけろって。あなたたち、カラスの入れ墨の男3人を葬ること。それが私の生きる意味。私の信じる、たった一つのものよ。覚悟なさい。 左腕の男。 そんな言葉を吐いた相手を数え切れぬほど見てきた。そして私はそれを全て葬ってきた。私はルクス、カラスの左腕を担う者。 さあ、北前。 Mamma mia, quanto sono grossi i boss. Mi sta venendo voglia di giocare a Final Fantasy 6. Sì, effettivamente fa venire molta voglia di giocare ai vecchi Final Fantasy questo, eh? Allora, saetta. Cominciamo ad indebolire. Vediamo se l'Ode notturna fa qualcosa. No, va bene. Spada non gli fa niente, ok. Cerchiamo di far fuori questi così. Ecco, perfetto. Brava, mamma mia, quanto è brava Annie. Annie, ti robo. Allora, guardala. Guardala quanto è figa. Allora, facciamo un'altra testa. Perfetto. Fatto questo, proviamo con un attacco normale. No, col pugnale non ti fa niente. Ok, con la lancia sì. Teniamo d'occhio gli HP perché sono quelli che sono. Brava. Brava. Va bene. Proviamo ad attaccare lui. Perfetto. Ora facciamo una bella cosa. Mettiamo in dominio anche lui. Bene. Mamma mia. Mamma. La corretta gestione, ragazzi, la corretta gestione. Allora, mettiamo anche lui in dominio. Cyrus, abilità sapiente, fai un boato di fulmine nuovamente. Perfetto, uno ce lo siamo tolti dalle balle. Lui si sta curando, però io userei un oggetto
usiamo un nettare curativo M su Anit. Ok. Vediamo se si fa male lui. No, con l'ascia non si fa niente. Va bene. Mamma mia, Cyrus. Allora, abbiamo detto che lui non si fa niente. Quindi allora aspetta. Curiamo Cyrus, che purtroppo è stordito per 3 turni. Quindi ora come ora ci serve il giusto. Vediamo se con... No, con questo non si fa niente. Meglio lascia in questo caso. Facciamo il Balzer di mezzanotte. Ok. Cyrus ovviamente a persistenti. Va bene. Cacate poi, andiamoci con l'ascia, che gli facciamo più male. Cyrus è ancora stordito. E facciamo questo, allora. Ah, per il momento gli si faccio attaccare, perché ho un piano. Allora, oggetto, nettare curativo, scream. Ho un piano, dice che piano hai? Ora ve lo faccio vedere il piano. Mi ricuro con Rim. Facciamo la saetta. Allora, tu entri in dominio. Brugnola spirituale sull'amico mio. E ora abilità artista. Potenzia l'attacco elementale di un alleato per 2 turni. Conoscenza della belva. Carica accecante, vediamo se riusciamo. No, però gli abbiamo fatto un bel danno. Mi va bene così. Amico mio Olberic, tu assali. Siamo pronti, ragazzi? Sì. E la rifacciamo di nuovo. Benissimo, sì. Non ha fatto il liscio. Aio. Allora, tu... difendi. Seicento, vabbè. Nulla di che. Oh, Linde gli fa male. Ok, gli diminuisce. Va bene. Ok. Ho paura che mi attacca adesso, capito? Per questo sto facendo. Vediamo se riusciamo a fregarlo, eh. Credo di no, però. Ho fatto io un errore, dovevo attaccare con poco. Ok. Difendi perché io ti voglio pronto per dopo.
Vai Linde. Perfetto, dominio. Attacca. Bene. Bene. Mamma mia i danni che sto facendo, ragazzi. Vai Linde. Va bene, lo accetto. Allora Olberic, tu attacca. Tu, visto che la vuoi fare, fai la festa. Va bene. Oggetto. Prugnola spirituale su Cyrus. Annit, abilità cacciatore no, conoscenza, vabbè, mi sono muschiato. Perfetto. E poi Linde. Linde MVP del battaglio. Tre. Gloria del pavone. Dominio. Godo. Ed è il momento di crepare, mi pare, questo turno, giusto? Bene. Godo. No, ok, vabbè. Mi sta bene così, vabbè. Sono stata brava, sto giro, eh. Mi sento di essere stata brava. E Annita arriva al 29, ci godo. Confettura rinfrescante. La ragazza conosce il fatto suo. Che sapore ha la vendetta, mia signora? È dolce come hai sempre sognato che fosse in tutti questi anni? Questo è solo l'inizio. È vero, hai ancora un lungo cammino davanti a te. Torna a casa, ragazza. Torna ad Alta Corte. È lì che troverai le risposte che cerchi. Se avrai la forza di accettarle. Signorina Primrose. Altre due. Ne mancano ancora due. Primrose-sama. Signorina Primrose, avevo capito bene allora. Avete giurato di vendicare Lord Godfrey. Godfrey. È così. Con la morte del padrone posso considerarmi libera. Vi sarò riconoscente in eterno, mia signora. Onore o shinji, tsuranuke. Primrose-sama. Signorina Primrose, in cosa credete veramente? Sai? Non lo so. Ho stretto questo pugnale tra le mie mani decine di volte cercando una risposta a questo interrogativo.
In cosa dovrei credere? Che cosa dovrei fare? Me lo sono chiesto, poi di nuovo, e di nuovo ancora. Alla fine, l'unica risposta che abbia mai trovato è questo stesso gelido pugnale che continua a stringere nelle mani. Vendicare la morte di mio padre. Non ho altri motivi per continuare a vivere. E non posso ancora smettere di crederci. Addio, Arianna. Oh, povera signorina. E così Primrose lascia San Cristallo con un lungo cammino davanti a sé. Ancora due uomini attendono il gelido bacio del suo pugnale, ma ora conosce la tappa seguente del suo viaggio. La verità la attende nella sua città natale, Alta Corte. Per questo si mette in marcia verso le pianure. Per portare a compimento la sua missione dovrà tornare dove tutto ha avuto inizio. Bello! Chiacchiere di viaggio. Primrose, volevo chiederti di quel pugnale. Fu mio padre a farmene dono. È un oggetto a cui tieni molto, posso capirlo perché. Per via dei due anelli che porti appesi al collo? Esattamente. E quanto mi resta dei miei genitori? Non ho memoria di loro, perché morirono quando ero ancora un infante. Eppure indossando questi anelli ho l'impressione che veglino costantemente su di me. Strana faccenda l'amore, sopravvive persino alla morte. Proprio vero. Bello, bella, sta parte mi è piaciuta. Pernottiamo. E detto questo, direi che noi ci avviamo molto simpaticamente da Olberic. Nella parte di Olberic. Olberic, vediamo un attimino nella mappa del mondo, si trova esattamente dall'altra parte, quindi noi andiamo dall'altra parte. Dobbiamo andare da questa parte. Anzi, fatemi ricontrollare bene come si chiama sto posto. Vabbè, sì, qua. Vinci Fossa, dobbiamo arrivare a Vinci Fossa, ragazzi. Allora. Vinci Fossa, va bene. Allora, come vi dicevo, è qua si trova quello scrigno che non avevo aperto. L'ho aperto mentre allenavo Tressa. Vediamo qua. Nordalia, San Cristallo, sentiero di Vinci Fossa est verso Vinci Fossa. Let's go. Dovrei controllare molto meglio quest'area, ma ci penseremo poi nel backtracking. Allora, direi che possiamo scappare. Non ha senso fare questo pull. Meno che non ci siano i catti, noi non facciamo pull. Nordalia, San Cristallo, sentiero per Vincipas. Va bene, let's go. Pericolo 21. Comincia ad essere interessante. Allora, noi qua c'eravamo già stati, perché ovviamente invece di andare su dove c'è Vinci Fossa, siamo andati verso San Cristallo, quindi buttiamo una salvata, abbiamo ancora un po' di tempo per noi. Andiamo per continuare Olberic. Allora, qua c'è quel quadro, amico. Non è. Cioè perché. Ah no! Santuario della cacciatrice. Scusatemi, eh. Oliva della vita. Una voce riecheggia nella tua mente. Salute viandante. Il mio nome è Draefendi, la cacciatrice. A te, che fin qui hai avuto l'ardire di avventurarti, impartirò la mia celestiale sapienza.
Non capisco, che è successo? Hai sbloccato la classe secondaria del cacciatore, ragazzi! Ora posizionare le classi secondarie nel menu principale. Seleziona classi dal menu principale ed equipaggia una classe secondaria. Perché non provi ora? Perché francamente io, più che la cacciatrice, mi interessavano altre classi secondarie. Ok. Però mi pare che c'erano altri santuari che io non ho toccato perché avevo paura. Qua c'erano altri santuari. Aspettate, eh. Torniamo un attimo indietro. Perdonatemi tanto. Perché c'erano dei santuari, ero sicura di... Sono sicura che c'erano dei santuari qua. Perdonate. Le classi secondarie sono importanti. Tanto, come vedo, là ci sono un santuario, questo santuario qua, ok? Lo riconosco dall'iconcina. Dell'auspice della fiamma. Vediamo, eh. Una voce riecheggia nella tua mente. Salute, viandante. Io sono Alfric, auspice della fiamma. A te, che fin qua hai avuto l'ardire di avventurarti, impartirò la mia celestiale sapienza. Hai sbloccato la classe secondaria Ecclesiasta. Le classi secondarie ampliano le tue possibilità in battaglia. Dopo aver ottenuto una nuova classe nel corso del viaggio, potrai accedere allo schermo di selezione per utilizzarla. Le classi secondarie non si limitano a modificare armi e abilità disponibili. Puoi cambiare la classe secondaria liberamente, ma ciascuna può essere usata da un solo personaggio alla volta. La neve è meravigliosa, ma che ne sa l'estate? Esatto, è molto bella la neve. Purtroppo dove abito io non ce n'è tantissima, però devo dire che l'ho vista perché sono stata a Torino nel periodo di Natale, il Capodanno, ed è stato bellissimo. Voi lo sapete che è destinata a lui, vero? Guardate l'attacco elementale. C'è lui con l'attacco elementare che ha. Avrà ovviamente anche la magia di luce. E oltretutto curerà. Grandissimo. Per il momento il cacciatore, potrei metterla a lei, anche se lei non utilizza, cioè può utilizzare adesso poi anche l'arco, per ora la metto a lei, la potenziamo, però lei volevo farla ladra come seconda cosa, quindi per il momento facciamo così. Sì. Criptico mi piace. Sì, sì. Mi piace proprio. Vabbè, lui usa sempre bastoni, quindi non gli è cambiato molto, però Primrose ha ampliato ora anche l'ascia e l'arco. Bella, questa cosa delle classi secondarie è veramente molto figa. E oltre alle classi ovviamente dei nostri beniamini, abbiamo anche le classi secondarie, mi pare tre classi secondarie extra, mi hanno detto, oltre a quelle base che sono queste qua. Torniamo sui nostri passi e andiamo
a Vinci Fossa. Vinci Fossa mi pare che si chiama, sì. Corri, corri, corri. Let's go. Ok. Oh, un combattimento. Perché avete cambiato il... Hanno cambiato l'aspetto. Non c'è un modo per non fargli cambiare l'aspetto. Li voglio scevri. Allora, let's go. Qua l'abbiamo preso. Qua cosa ci sta? Io sto andando di qua, c'è fuoco. Ascia e spada. Va bene. Per niente. Va bene. Molto interessante sta cosa comunque del fatto che prendono anche le armi degli altri. Io penso che il fuoco gli faccia male. Esatto. Va bene. Perfetto. Palla di fuoco. Bene. Guardian Knit. Ok. Se proprio proprio dovevi. Va bene. Non danno tantissimo, 100 non è tantissimo. Siamo a Vinci Fossa, ragazzi. Siamo a Vinci Fossa. Bevo. Nel frattempo che ascoltiamo questa host. Ecco, questo è il posto giusto. Ok. Allora, prima di fare la storia, ovviamente, per il momento esploriamo la città. Questa è Vinci Fossa, la principale città delle terre boschive. Molti conoscono questa città per la sua acclamata arena. Ti consiglio di assistere a un incontro durante la tua permanenza. Mio marito doveva stare via solo qualche minuto, ma non è mai tornato a casa. Ha un grosso neo sul dorso della mano. Se dovessi incontrarlo, digli di tornare da me. Bene. Noi ci riprendiamo i nettari curativi, eh? Questa potremmo comprarne anche di questo. Però prima vediamo... Le prugnole, sì. Le prugnole mi servono. Seme dannoso, seme... No. Della luce del risveglio. Quando ci sarà l'erba sonnina, mi faremo incetta proprio. Il mare mi ha sospinto su queste rive anni addietro, totalmente privo di memoria. Non ricordo neppure il mio nome. Eppure continuo a sperare che un giorno qualcuno mi riconosca e mi riveli chi sono. Esisterà qualcuno che sappia chi sono, no? Sono un umile spadaccino sconfitto dalla vita. Dopo tanto tempo le battaglie mi sembrano tutte uguali e questa spada inizia a pesare troppo. Eppure quello sciocco di un ragazzino mi considera un eroe e vorrebbe seguire le mie orme. Gli dei sanno quanto il nostro mestiere sia rischioso e miserabile, per cui vorrei dissuaderlo. Ok.
Per Buck è un vero guerriero. Da grande mi procurerò una spada e diventerò come lui. Lo sai? Non ha mai perso uno scontro, nemmeno uno. Quindi lo dovremmo sfidare. Ti servisse una mano, Alfi ne ha a disposizione. Ah, ci sono i nostri, non ci ho fatto caso, anche nelle altre cose c'erano loro. Preferisco lavorare da solo, ma se avessi proprio bisogno posso fare un'eccezione. Salve viandante, come posso esserti utile? Però niente. Sappiamo che dobbiamo tornare qui comunque. Uno spadaccino? Chi ha messo in testa al mio ragazzo quest'idea balzana? Pensavo di aver cresciuto un ometto più assennato. Per quanto suo padre, no. Su di lui meglio tacere. Signora. Konnichiwa. Conosci l'orfanotrofio? È la mia gioia e il mio orgoglio. Non abbiamo molto, ma tiriamo avanti. Per fortuna qualche anima pia si mostra generosa nei nostri confronti. È come se gli dei ci proteggessero. Yeah. A ovest di qui si trova una caverna con un meraviglioso lago sotterraneo. Dicono sia infestato da un mostro terrificante. Sul serio vorresti visitarla? Per il momento no. Non ce lo permettono, quindi saremo sopra. Prendiamo le cose secondarie. La mia adorata figlia è scomparsa nel nulla. L'ho cresciuto da solo, dopo la morte di mia moglie. Se le accadesse qualcosa potrei impazzire. Ma ho cercato in lungo e in largo, senza trovare l'ombra di una traccia. Si chiama Ellie. Se dovessi incontrarla nel corso dei tuoi viaggi, chiedili di tornare a casa, ti prego. Non c'è bisogno per il momento. Qua è dove siamo arrivati, quindi... Va via da qui, via ho detto. Cancello dell'arena. Lo controlliamo sto cancello dell'arena? Fino a quando non triggeriamo la storia non succede niente. Chiedo bene, ero preso dall'addestramento Mundor, lanciere extraordinaire al tuo servizio. Boia. Foresta senza ritorno livello 48. Allora, segniamola. Da fare, ovviamente. Foresta senza ritorno. Livello 48. Ci scriviamo tra parentesi. Vinci fossa. Va bene. Gli appunti, ragazzi, gli appunti. Li prenderei a penna, però... In genere non vengo qui per commerciare, il mio compito è attirare il pubblico nell'arena. No. Ehi là, hai sentito quel che si dice del divoratore d'uomini? Uomini e donne spariscono da un momento all'altro nella foresta senza ritorno, da qui il nome. È una brutta storia, credimi, fa attenzione da quelle parti. Sugoi. Hai visto la stazza di chi partecipa a questi incontri? La loro muscolatura è incredibile. Yo. Conosci il torneo? Si disputa nell'arena una sola volta l'anno. Ci rivediamo. Ti ricordi di me? Mi hai raccontato la storia dei domatori di mostri. Ho sentito parlare di una spada magica denominata Stermina Serpi. Con un'arma di quel pregio potrei senza dubbio sgominare il serpente che ha reso schiavo mio padre. Si dice che uno dei combattenti dell'arena impugni la Stermina Serpi. L'ho pregato e implorato, ma non intende separarsene. Potrebbe rappresentare l'unica speranza di salvezza per mio padre, se solo riuscisse a convincerlo. Bene. Mi duole la pancia e il mio cuore batte con l'impeto di un maglio da fabbro. Mi chiamo Estadas. Sono uno spadaccino di qui e sto attendendo il mio turno. Una volta anch'io sognavo di combattere con i contendenti dell'arena, purtroppo ora l'età me lo impedisce. Boia. Spada di platino. Arco ad ascia. Madonna però,
quanto poca precisione. No, meglio l'acqua d'ascia per tutte e due. Scudo fa un pochino cacà. Elmo d'argento. Diminuisce la schivata. Però dà una buona difesa. Però potrebbe essere interessante. Corazza d'argento, no. Giubba sontuosa. E velocità, va bene. Critico, va bene. Dovremmo ritornarci qua, eh. Nah. Quasi tutti visitano Vinci Fossa attirati dalla sua arena. Nah. Ho sempre sognato di tirare di scherma. Se mi allenassi potrei partecipare a un incontro? Eh? L'arena non è l'unica attrazione della città. I negozi attirano molta clientela e meritano una visita. Questo ingresso mi ricorda vagamente... almeno così con la lancia, anche se sono ovviamente molto diversi, perché ricordo che non avevano delle lance, erano tipo o la pala da blitz o comunque erano protesi verso l'entrata Zanarkand dello stadio di Blitzball. Non so perché mi sia venuta questa immagine in mente, mi manca Final Fantasy X probabilmente. Una scommessa persa dopo l'altra e ora il mio borsello è vuoto quanto un dannatissimo deserto. Ma la speranza è dura a morire, la prossima scommessa mi renderà ricco. Ascolta, fa un favore a questo sciagurato e dà un'occhiata ai combattenti, ti va? Estadas, lo spadaccino locale, e il lanciere Mount Dor del Gelido Nord, mi interessano loro due. Ok, penso che dobbiamo ispezionare, eh? Non importa quanto imponente e feroce sia un serpente, la Sermina Serpi può ridurlo in pezzi. Ho appena affrontato l'unico bestione nell'arena, il pubblico è esploso in un vuoto quando gli ho squarciato il ventre. Bellissimo Final Fantasy X, già. Hai. Questa è l'arena, più avanti si trovano la zona dell'allenamento e l'ingresso. Le porte a sinistra e a destra conducono alle sale d'altezza dei concorrenti. Ovviamente non ci possiamo andare, noi prendiamo intanto solamente quello che possiamo. Ah! Ha. Arena Vinci Fossa. Bene. Non ci possiamo andare. E non ci possiamo andare. Bene. Significa solo una cosa, dobbiamo fare la serie su Final Fantasy X. La faremo, ragazzi, ve lo prometto. Anzi, vi dirò di più. Finiamo Digimon Survive e iniziamo Final Fantasy X. Aggiudicato? Lui è Stadas. Valuta. Allora vediamo. Questo spadaccino si allena ogni giorno per non deludere le aspettative dei suoi concittadini. Originario di un'umile famiglia, da piccolo mostrava scarso talento per la scherma, ma le angherie subite in gioventù l'hanno spinto a dedicarsi all'addestramento fino a diventare un degno combattente. Sebbene soffra ancora al ricordo della sua infanzia, continua a difendere i suoi ideali e a lottare in cerca di redenzione. Ok. Ovviamente faremo il remastered, eh? Perché vi streamerò sempre da Switch. Ehi. Valuta. Sì. Un lanciere originario delle terre glaciali si è distinto in battaglia quando era ancora un ragazzo, sconfiggendo tutti gli sfidanti fino a diventare il guerriero più temuto della regione. Ancora oggi cerca avversari con cui misurarsi, sebbene sappia che la sua lancia è solo un lampo fugace dietro una cui svetta la forza delle sue convinzioni. Perfetto, andiamo a parlare con il tizio. Ok. Condividiamo le nostre conoscenze. Ehi, eccoti qui, quali nuove?
Oh, Mondor è in forma sbagliante, dici? Si sta allenando strenuamente, ha il fuoco nello sguardo? Mentre Stradas sembra emano il tampo della sconfitta, affermi? Hai il mal di pancia per il nervoso, giusto? Teme la reazione del pubblico locale e una sua eventuale figuraccia, non c'è dubbio. Per gli dèi, ho capito su chi puntare i miei ultimi risparmi, grazie mille. Oh, lo spadaccino Stadas si aggiudica la vittoria? Ops. Santi numi, l'ho sfangata finalmente! Non te l'aspettavi, vero? Sì, ho puntato tutto sullo spadaccino e Stadas. Quando mi hai riferito dei suoi timori, ho subito intuito l'esito dello scontro. Con le grida belluine del pubblico e in cui il terrore era obbligata a vincere a ogni costo. A dirla tutta, sono anch'io di queste parti e scommettere sul beniamino locale mi ha fatto piacere. Niente più carcere per via dei debiti. Che la sorte ti arrida, ti sarò eternamente riconoscente. Non per te. Bene. Tecnicamente potremmo fare anche questa. Perché lui che cosa dice? E se gliela rubassimo? Se gliela rubassimo? Intanto ti diamo una salvatella. Allora, credo che questa qua di Ellie non la possiamo fare. Possiamo fare quella e probabilmente quest'altra come cose secondarie. E quasi quasi adesso le facciamo, Datemi solamente un secondo. Cambia gruppo. Ci prendiamo Therion. No, sì, Therion per forza. Nel frattempo andiamo a prendere anche il... come si chiama? Il coso viola. Il forziere viola, perdonate, non so più parlare. Olveric lo avviamo alla prossima live. È inutile farlo adesso, cerchiamo di fare qualcosina di utile a noi. Mano lesta. Allora, spada magica è in grado di abbattere qualunque serpente. A causa della superficie arrugginita è inutile contro gli altri bersagli. Yes! Yes! Prendiamo il forziere. Yes! Ciao amico. Amuleto oscuro. Ora controlliamo che cosa fa l'amuleto oscuro. Togliamo qua dai forzieri viola l'arena di Vincifossa. Bene. L'amuleto scuro e equipaggiamento. Riduci i danni da tenebra. No, non mi interessa. Francamente pensavo qualcosa di meglio. Non mi interessa. Allora, parliamo con il nostro amico. Ci rivediamo, ti ricordi di me? Mi hai raccontato la storia del domatore di mostri. Ho sentito parlare di una spada magica denominata Stermina Serpi. Con un'arma di quel pregio potrei senza dubbio sgominare il serpente che ha reso schiavo mio padre. Si dice che uno dei combattenti d'arena impugni la Stermina Serpi. L'ho pregato e implorato, ma non intende separarsene. Potrebbe rappresentare l'unica speranza di salvezza per mio padre. Se solo riuscisse a convincerlo, gli sforniamo questa spada. Questa è la spada incantata, la Stermina Serpi. Grazie a essa potrò uccidere la belva serpentina di cui è schiavo mio padre. Mio padre aborriva la violenza, era un uomo di buon cuore. Ma quando i mostri hanno assalito il suo villaggio,
si è sentita impotente al punto di scegliere di ricorrere alla magia proibita. In cuor mio sono certo fosse in buona fede, per questo intendo salvarlo. Ti ringrazio per la spada, vedrò di farne buon uso. Troverò mio padre e lo salverò con le mie sole forze. Addio. Perfetto. Stiamo facendo la corretta gestione, ragazzi, la corretta gestione di quello che possiamo fare. Dunque, fatto questo, torniamo dall'host e mi prendo Annit. Anzi no, tanto facciamo con Olveric questo, vediamo com'è. Va bene, sappiamo già che cosa ci dice. Boia! Mi sa che per il momento il gladiatore apatico non lo possiamo fare, guardate la forza. No, no, per il momento no. Torneremo per farti fuori. Non al momento. Quindi, fatto questo, tiriamo la salvatella. Direi che ci andiamo a prendere i due forzieri. Allora, qua abbiamo preso, abbiamo detto, il santuario dell'auspice della fiamma e il santuario, abbiamo detto, del calciatore. Quindi ci sono spuntati perché li abbiamo presi. Allora, andiamo, abbiamo detto, al San Cristallo. Sia lodato il viaggio rapido. Allora, e ci andiamo a prendere questa parte. Oh, guarda un po'. Pietra anima del ghiaccio, va bene. Qua non si può andare, none. Fatto bene a tornare qui. Allora, mannaggia, scappiamo, non ha senso. Ciao amici mia. Amuleto oscuro, va bene. Questo lo togliamo. Strada per il salone di ossidiano l'abbiamo fatto. Dobbiamo prendere quella al cammino segreto. Se io dalla mappa del mondo voglio andare qui, non ci posso andare. No, ci devo andare a piedi, va bene. Andiamoci a piedi, se ci chiede così. Tanto ricordo abbastanza bene dove si trova. Sono stata una persona molto attenta nell'exploro. Lo vedo da qui. Perfection. Giubba chiodata. No, è più scarsa della giubba sontuosa. Gli diminuisce qualcosa, no, l'attacco elementare gli diminuisce. Non mi va sta cosa. La velocità, no, va bene. Intanto ce l'abbiamo, l'importante è quello. Quindi, mappa del mondo, torniamo a Vincipos. Questo lo togliamo e l'abbiamo fatto. Dunque, cambiamo Therion e ci riprendiamo la nostra Annit. Ah, sapete che cosa possiamo provare a fare? Possiamo provare a fare, prima di salutarci, le missioni secondarie che abbiamo preso
San Cristallo. Vediamo se, come in questo caso, ci sono delle missioni secondarie che possiamo fare nel giro di subito. Torniamo. Scusate questo andirivieni. Rileggiamo cosa vogliono. Allora. Domo? Un giorno lascerò questo villaggio per diventare una cantante. È il mio più grande sogno. Ma non posso andarmene fin quando la mia famiglia non avrà saldato ogni debito. Mio padre, insomma, considerate le sue condizioni, non posso abbandonarlo proprio ora per inseguire le mie ambizioni. Per questo ho capito di dover affinare ancora le mie abilità di spadaccino. Cosa ne diresti di confrontarci in un duello? Ok, Miles, potremmo farlo, vai, facciamo. Subito. D'accordo, ci sto, non vedo l'ora di battermi. Allora. La spada non gli fa niente. Va bene, la lancia gli fa qualcosa. Sono tedo, Ixo. Perfetto. Olberic non perdona, ragazzi. Uff, sei in gamba come immaginavo. Ho parecchia strada davanti per diventare un cavaliere. Ma non ha importanza, sento di aver imparato molto dal nostro scontro. Ora posso rimettermi in viaggio con rinnovato vigore. Ehi, ragazzo. Tuo padre era un membro dei Cavalieri Ardenti, per caso? Somigli incredibilmente a un cavaliere ardente che mi salvò la vita anni fa. Lei conosceva mio padre? Certamente, era un vero eroe. Fu lui a salvarci tutti. Un eroe? Ero solo uno sbarbatello quando accadde. Ma ricordo ancora quei giorni di terrore. Il nostro villaggio fu preso d'assalto da un branco di bestie feroci. E tuo padre fu l'unico a sguainare la spada per combattere in nostra difesa. Pur sapendo che avrebbe lottato da solo, si rifiutò di abbandonarci nel momento del bisogno. Marciò oltre i confini del villaggio senza alcun uomo al seguito e respinse da solo quei mostri. Se oggi sono qui a raccontare questa storia è solo grazie a tuo padre. Questo rinsalda le mie convinzioni, ero certo che mio padre non fosse un disertore. Eppure fu privato del titolo di cavaliere. La verità è ancora lì fuori, da qualche parte. Bene, un giorno ci incontreremo ancora. Perfetto. E lei ha i debiti e c'è questo tipo. Vediamo. Se io non la posso affascinare. Lo posso valutare? Oh, oh. Un astuto strozzino che nel tempo ha suscitato l'avversione di molti, anche se parecchie delle sue vittime non esiterebbero a dargli una lezione. Il suo sguardo assassino è sufficiente a fargli desistere. Un oggetto nascosto. Da qualche parte è nato un nuovo tesoro. Portamoneta con argento. Domo? Una giovane fanciulla che ha ereditato la soave voce della madre, che un tempo allietava tutti con il suo canto. Purtroppo, dopo la morte della madre, avvenuta 3 anni fa, a seguito di una terribile malattia e con l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre, non riesce più a ritrovare la passione per il canto del suo cuore. Questo non mi interessa.
signor! Therion. Non so come farla questa in realtà. Domo? Un giorno lascerò questo villaggio per diventare una cantante, è il mio più grande sogno, ma non posso andarmene fin quando la mia famiglia non avrà saldato ogni debito. Mio padre è, insomma, considerate le sue condizioni, non posso abbandonarlo proprio ora per inseguire le mie ambizioni. Storie secondarie. Ok. Siamo stati bravi comunque, eh? Queste le potremmo fare fra poco. No, non so come farla, va bene ragazzi. Io direi che l'altra non la possiamo fare perché non abbiamo gli oggetti necessari. Direi di rivolare qua. Let's go. A Vinci Fox. Fatta questa cosa. Salviamo. Anzi, prima di salvare facciamo questo. Oh sì, godo. Possiamo prendere tutto. Abbiamo un sacco di cose. Abilità divina. Sferra un potentissimo attacco con l'arco contro tutti i nemici. Va bene. Tanto otterremo altri PC, eh. Allora. Velo riflettente. Per tre turni le abilità di un alleato agiscono due volte, non influisce su altre abilità divine. Godo, allora. Tutti i bonus di stato conferiti agli alleati durano un turno in più, potrebbe essere tranquillo. Ok. Contrappasso. Allora. Facciamo la pazienza invece del contrappasso. 50% di attacco elementale a un personaggio. Allora, le manovre evasive. Oh sì. Oltre la soglia massima? Sì, mi piace. Ok. 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 Risalvello. E ragazzi miei, allora, il fatto di aver dato a Prim anche le abilità del cacciatore non ne sono molto convinta in realtà, ma pazienza, li rifaremo i PC, mentre su Cyrus sono convinta perché era quella la classe che gli volevo dare. Quindi non è un problema, recupereremo tutti i PC che ci servono per fare anche le altre classi. Io vi ringrazio per essere rimasti con me,
noi ci vediamo venerdì prossimo con Digimon Survive e sabato prossimo con Octopath Traveler, dove appunto continueremo e faremo la storia di Olberic. Quindi cercheremo di fare uno stock con tutta la storia di Olberic, tanto visto che non durano tantissimo le storie, anche perché non abbiamo bisogno di fare allenamento, abbiamo già dato da quel punto di vista. E per il resto io direi che ci vediamo alla prossima. Quindi passate un buon fine settimana, mangiate tanto, io stasera mi mangio la pizza che ci sta sempre, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao ragazzi, un bacione!